azienda sanitaria provinciale di Catania, centro unico prenotazioni. Se autorizza l'operatore al trattamento dei suoi dati sensibili, attenda in linea, altrimenti chiuda la telefonata. Nell'attesa la informiamo che per prenotare è necessario avere già l'impegnativa rilasciata dal medico. Tra qualche istante un nostro addetto sarà a sua disposizione. Nell'attesa la invitiamo a preparare carta e penna per poter scrivere le informazioni che le verranno fornite. Buongiorno, sono Irene, cosa posso esserle utile? Sì, buongiorno. Mi ascolti, dovevo prenotare una visita oculistica. Sì, un attimo di pazienza. Sì, certo. Pronto? Sono qua, un attimo. Ah, sì, perdoni. Un attimo. Sì. Un attimo. Sì. Gentilmente mi dai il cognome? Sì. Benora. Benora, perfetto, quando è nato? Quando non le lingue di Disney. Esattamente. Sì, poi mi ha scritto il medico controllo virus sotto. Dove la vuole prenotata? Dove è possibile prenotarla nei primi nei tempi più utili? Dove? Non lo so, andrebbe bene il Giarre? Con l'ambulatore di Giarre? Sarà possibile, che è vicino. Siamo al primo luglio, diciamo. È più veloce dove possiamo andare a Andazzo? Non lo so, allora io le posso dire dove è prima, lei mi dice. Sì. Vabbè, facciamo la prima data utile, ce l'ho. Ma mi deve dire, lei è un posto purtroppo. Randazzo? Attendimi un attimo. Sì. Allora, io sì. La prima data utile ce l'avrei il 22 aprile a Ramacca. Un po' lontano Ramacca. E a Cireale possiamo farlo? Sì, certo. Con che data però? Vediamo. Proviamo al poliambulatorio. Il 13 giugno siamo. 13 giugno su 2 mesi? Porca miseria. Ma... Mi dica. Altro più vicino, data più vicina? Purtroppo i tempi sono abbastanza lunghi. Allora, dobbiamo uscire tra Cireale oggi. Oppure a San Giovanni la Punta o qualcosa. Sì, mi dico 27 quando. Maggio. 27 maggio. Il maggio con giugno cambia poco. Sì. Randazzo, diciamo, c'era Randazzo. Mi ricordo che era sempre abbastanza veloce. Randazzo per me va bene, se per allora il poliambulatorio di Randazzo 8 giugno ore 8 l'8 giugno
alle ore 8:15. Ora, 8:15. Ok, la ringrazio. Buona giornata.